Arrivo ufficiale della gara degli junior, primo Canaletto, secondo Porto Venere, terzo Le Grazie. Questo è il verdetto stilato dall'arrivo della giuria. È terminata la gara degli junior e sono scesi in campo i senior. Altra gara, 2000 metri, tre giri di bandierina, grande bagarre e ci vedremo veramente una grande lotta in questa gara per il podio. Oggi abbiamo un'acqua veramente meravigliosa, un Fezzano che sta vincendo e ha vinto momentaneamente le prove che sono state già effettuate. Oggi vediamo se Amarola riuscirà a fare la sua performance in maniera eccellente o dovrà cedere al Porto Venere il passo che sta veramente alle costole del Fezzano. Mister Lavalle in questo momento sta lavorando a fondo perché gli equipaggi che sta allenando migliorino e per portare poi quel risultato che lui vorrebbe, come ha ottenuto a Lerici, come ha ottenuto nelle altre borgate nella quale lui ha militato e ha collaborato. Oggi c'è questa grande prova, una prova di livelli altissimi per quanto riguarda proprio lo specchio acqueo e per quanto riguarda le prestazioni che oggi tutti gli atleti, tutti i vogatori potrebbero veramente mettere a frutto e misurarsi con questo campo. Ringraziamo anche la Marina per aver ospitato come tutti gli anni la gara di Marola e ci permette proprio in un ambiente militare che questa gara avvenga. Onestamente è un grande impegno che si prendono, proprio visto anche i momenti critici che ci sono. Abbiamo visto il giro di boa del Fossamastra, molta gente sul molo di Marola, la festa oggi ricordiamola è la festa di San Vito, il santo protettore del paese. Sventola il colore del Canaletto, ha già due bei risultati, il risultato dei ragazzi che nella gara dei junior si è veramente guadagnato la posizione prima e poi le ragazze che io avevo dato per primo invece seconde, ma veramente per poco. Una grande gara e un grande arrivo di questa borgata che si sta preparando proprio per il Palio del Golfo. Ci sono ancora 5 gare, poi avremo quella finale la prima domenica d'agosto e quella sarà la decisiva per portare a casa e scrivere il nome nell'albo d'oro. Un albo d'oro importante che il Canaletto cerca di tenere e ha molte iscrizioni. Minuti alla partenza sono stati sparati in questo momento e ci avviamo. Massimo chiama prua la bandierina, siamo in attesa dello sparo di questa partenza, 13 imbarcazioni alla partenza, gara importantissima, siamo in attesa dello sparo.
Vediamo questo allineamento se si riesce a combinare. Purtroppo oggi non abbiamo di riferimento le immagini dal punto fermo della partenza. Ed ecco, in questo momento hanno dato il via, 2000 metri, tre giri di bandierina. Ma io... Vediamo le imbarcazioni salire ai primi 500 metri, 500 metri importanti, prima selezione. Tredici borgate in partenza. Le imbarcazioni stanno salendo ai primi 500 metri, non abbiamo ancora movimento nella griglia. Il gruppo è ancora compatto, abbiamo visto si alza il Porto Venere, vediamo chi arriverà primo in bandierina a fare il giro dei 500. Ci stiamo allineando sulla linea delle imbarcazioni ed ora andiamo sulla linea. Il Porto Venere in prima posizione in questo momento è fuori dalla griglia, il Fezzano è leggermente dietro. Porto Venere in prima posizione. Vediamo chi entrerà per primo. Porto Venere, Fezzano. Porto Venere, Fezzano. Porto Venere gira in questo momento, Fezzano leggermente attardato. Vediamo, esce bene il Porto Venere. Esce bene il Porto Venere in seconda posizione, il Fezzano in terza posizione. C'è una barca dalla parte, il Muggiano. Muggiano dietro al Fezzano. Il Porto Venere in questo momento è in prima posizione. Sta portandosi alla boa dei 1000. Una boa interessantissima, dove realmente ci sono le barche che cominciano ad avere qualche numero particolare. Vediamo in prima posizione c'è il Porto Venere, seconda posizione il Fezzano. Muggiano. Prima posizione sempre il Porto Venere con il Fezzano. Ci stiamo avvicinando alla boa dei 1000, una boa di grande rilievo. Muggiano. Prima posizione Porto Venere, Fezzano, Muggiano. Vai, aperta, prego!
E ora vedremo chi esce dai 1000 e dai 1000 metri per avventurarsi ai 1500. Entra il Porto Venere in boa. Entra il Porto Venere. Porto Venere in questo momento gira il Fezzano. Esce bene il Porto Venere, esce bene il Fezzano, poi il Muggiano, il Marola, e si ritorna per la boa dei 1500. Vediamo davanti a noi in uscita, in seconda posizione vediamo il Muggiano, il Fezzano leggermente attardato. In prima posizione c'è sempre il Porto Venere, che sta portando un attacco veramente forte al Fezzano. Fezzano che l'abbiamo sempre visto vincere nelle altre giornate, oggi nelle acque di Marola non riesce a portare a termine questa grande prova. È veramente un problema, forse qualche piccolo cedimento. Vediamo chi entrerà per primo nella boa. Fezzano, Porto Venere, Fezzano, Muggiano. Però il Fezzano mi sembra che non si dia per vinto, che stia lottando veramente alla grande per arrivare insieme al giro dei 1500. Un giro importantissimo, un giro da grandi sportivi, un giro da rematori duri. Prima posizione sempre Porto Venere, seguito dal Fezzano. Porto Venere sempre in prima posizione, Porto Venere, Fezzano, Muggiano, Marola, Porto Venere, Fezzano, Muggiano, Marola, le quattro imbarcazioni che stanno andando per i primi, per la boa finale, le quattro imbarcazioni, c'è il Tellaro in quinta posizione. Porto Venere, Fezzano, ora ci vorrà tutta la buona volontà del Porto Venere per tenere il punto. Vediamo come gestirà questa gara il Porto Venere. L'ultima prima posizione è sempre il Porto Venere, ma il Fezzano è alla poppa, sta guadagnando il Fezzano in questo momento. Sta guadagnando il Fezzano, Fezzano in rimonta, Fezzano sta chiudendo, Fezzano, anche il Marola dalla parte opposta veramente si impone alla grande su questo gruppo. I senior oggi hanno fatto veramente una grande selezione. Si attestano 5 imbarcazioni di grande prestigio. Porto Venere, Fezzano, Marola, un Marola strepitoso, un Marola veramente strepitoso, lo vediamo arrivare in maniera eccezionale, ma il Fezzano sta chiudendo, ha superato il Porto Venere, vediamo se riesce a tenere fino in fondo. Un recupero eccezionale, il Fezzano è primo in questo momento, entra primo Fezzano, secondo e terzo Muggiano come sempre, e quarto è il Marola,
che si aggiudica una bellissima gara. Canaletto quinto o sesto, settimo il CRDD, settimo ottavo Le Grazie, nono il Fossa Mastra e poi a seguire. Le imbarcazioni sono arrivate tutte. Bellissima gara del Fezzano. Fezzano è in prima posizione, seconda posizione Porto Venere, terza posizione è il Mugiano. Ecco i ragazzi del Fezzano che si sono aggiudicati questa gara, una gara veramente eccezionale, pilotata, portata in fondo fino all'ultimo con molta intelligenza. Un grande recupero da parte del Fezzano, li ha visti vincitori di questa grande gara del Marola, una gara che veramente li porta a essere titolati per mantenere la prima posizione che fino ad oggi hanno avuto. E siamo a noi! Applausi da parte dei fans del Fezzano che si sono meritati questa bellissima gara. Onestamente il Porto Venere si è imposto in maniera determinante e non ha saputo forse dosare le forze fino in fondo e ha dato il tutto e per tutto che il Fezzano è riuscito poi alla fine ad entrare nella piega della fatica del Porto Venere ed emergere sopraffacendolo nell'ultimo tratto. Malgrado la vittoria del Fezzano, dobbiamo veramente guardare con la lente di ingrandimento i nostri amici del Marola che oggi sono veramente usciti e ho visto per la prima volta un equipaggio imporsi fra le grandi glorie. Questa è una realtà che il Marola sta assaporando e portando al palio con grande onore. Un quarto posto del Marola veramente guadagnato con tutti i carismi. Quinto Tellaro, quarto Marola in 11:02:37, anche loro anche qua il cerimoniale. Vi voglio qua per farvi fare un applauso da tutti gli sportivi e sono quelli che hanno lasciato il palio che vediamo esposto dopo, ma per 37 centesimi hanno sfiorato il podio, veramente un arrivo al photo finish, meritano un applauso. Elisabetta, vieni anche tu, avremo modo di sicuramente di festeggiare il podio e anche dei risultati migliori. Ragazzi che si sono impegnati parecchio, sono passati dagli junior ai senior e stanno portando veramente delle grandi. E il Mugiano terzo posto che si riconferma ancora un grande inseguitore, si sta preparando in maniera eccezionale, però l'abbiamo visto già dalle prime vogate di questa gara, sempre dietro al Porto Venere, forse anche davanti al Fezzano, e poi il Fezzano ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo, perché all'uscita dei 1600 c'è stato il suo grande balzo, ma il Mugiano sta consolidando questa posizione, è sempre più vicino alle posizioni bravi, emergenti. Secondo classificato Porto Venere che l'abbiamo visto e ha dominato fino ai 1600 metri di e poi dal 1600
in giù si sono fatti raggiungere dal Fezzano. Anche l'allenatore, dov'è? Dov'è l'allenatore? La Valle è un grande amico del Marola, dove ha vinto 5 pagli, e perciò per Marola è veramente una grandissima figura. Però c'è il figliolo qua, Francesco, che fa da grande rappresentante. Una foto di rito anche con loro. Seconda posizione, che hanno dovuto lasciare primo classificato al primo, Fezzano che si riaggiudica 49-09. Il primo posto dopo continua questa grande lotta, ha perso un colpo. Questa grande lotta a 1600 metri che esce alla grande e si porta fino in fondo con noi per tanti anni, con grande vantaggio. Bruno Cacciavelani per l'undicesimo trofeo, Osvaldo Cacciavelani. Fai venire anche l'allenatore. Se non viene. Sì, là. Oh Paolo, dove sei? Vieni a fare la foto. È stato invitato anche Rocchetta per la foto e subito corso per adesso, grande diplomazia. Dopo questa foto, questa piccola rimpatriata. Grazie ragazzi, fermatevi a mangiare alla sagra. Passiamo all'ultimo premio, la combinata premia Maurizio Viaggi, presidente della Lega Canottaggio WISP di La Spezia. Si è aggiudicato la combinata in virtù dei risultati ottenuti il Canaletto. Il Canaletto vince ancora la combinata per i risultati. C'è stato un secondo posto, un primo posto e la realizzazione anche nei senior, vogatori dell'equipaggio junior e dell'equipaggio femminile, bravissimi, un risultato di squadra eccellente, grande fotografia. Grazie della partecipazione, arrivederci a tutti, ci vediamo il prossimo anno e andate a mangiare i ravioli. Ciao. E vediamo il trofeo Maioli, che quest'anno è vacante. I ragazzi del Marola sono passati tutti in todo nei senior, perciò vinca il migliore.